In questo video, nelle prove libere del Messico, le Ferrari hanno mostrato un buon passo mettendosi davanti a tutti e la FIA ha annunciato le sanzioni per la Red Bull e l'Aston Martin. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Negli ultimi 5 anni, gli unici protagonisti sul circuito dei fratelli Rodriguez sono stati Red Bull e Mercedes, che hanno dominato la scena dividendosi le vittorie in 3 per la Red Bull e 2 per la Mercedes, ad eccezione della stagione 2020 che non si è disputata a causa del Covid. Ma la storia potrebbe cambiare, perché la Ferrari ha mostrato sin da subito un buon passo sui long run e ha fatto segnare i migliori crono del primo turno. Il tracciato messicano mette a dura prova le prestazioni delle vetture di Formula 1, poiché è situato a 2200 metri di quota, una caratteristica che non si trova in nessun altro tracciato del mondiale e l'aria è molto rarefatta, e quindi tutte le monoposto sono configurate con il carico aerodinamico molto alto, il più alto del mondiale, per cercare una maggiore downforce senza però compromettere troppo le velocità di punta. Si stima che le power unit perdano fino a 120 dei 1000 cavalli a disposizione e un 30% di efficienza aerodinamica viene perso in confronto con una Formula 1 a livello del mare. Mentre in passato la Red Bull poteva contare con una monoposto che era velocissima in curva grazie allo sfruttamento dell'assetto Raik, che era meno brillante sui rettilinei, oltre ad avere un compressore del turbo Honda più grande della concorrenza che gli permetteva di limitare la perdita di potenza, quest'anno la RB18, che riesce a sfruttare la massima efficienza aerodinamica con ali decisamente meno cariche, che sfrutta una velocità di punta irraggiungibile per chiunque, potrebbe non avere un grande vantaggio, non trovando la downforce necessaria per essere dominante anche in questo appuntamento. Anche le Mercedes sono più a loro agio nella parte lenta e potrebbero trarre vantaggio dalle caratteristiche della W13 per trovare una giornata di gloria in Messico. A chiudere il primo turno nelle ultime 5 posizioni troviamo 5 esordienti: Lawson, che ha preso il posto di Tsunoda dell'Alfa Tauri, Doohan, quello di Ocon su Alpine, De Vries, quello di Russell su Mercedes, Fittipaldi, la Haas di Magnussen e Sargeant, la Williams di Albon. Ma non tutti e 5 hanno potuto fare l'intero run. La Haas di Fittipaldi ha avuto un problema tecnico che ne ha causato lo stop con conseguente bandiera rossa che ha interrotto la sessione. Anche l'Alfa Tauri ha avuto un principio d'incendio ai freni dell'anteriore sinistra e Doohan ha avuto problemi con la power unit. I 60 minuti della FP1 hanno avuto una valenza ancora maggiore per piloti e team, visto che le FP2 sono state dedicate interamente ai test per le coperture Pirelli per la stagione 2023. Nella seconda sessione il più veloce è stato Russell, che ha potuto fare il lavoro del primo turno insieme agli altri 4 piloti che hanno ceduto le loro vetture agli esordienti, mentre tutti gli altri hanno dovuto effettuare obbligatoriamente 34 giri per i test Pirelli. Quindi le prestazioni non fanno testo e il più veloce di giornata è comunque Sainz. Sebbene la Ferrari avesse entrambi i piloti concentrati nel lavoro sulle gomme, Charles Leclerc è stato autore di un errore. Ha perso il posteriore della sua F175 all'ingresso del tratto misto ed è finito contro le barriere di curva 7, dopo 35 minuti dall'inizio della sessione, e ha causato la prima bandiera rossa di queste libere 2. I danni sulla monoposto sono considerevoli alla sospensione posteriore sinistra e all'ala posteriore, ma riusciranno a rimettere in sesto la vettura e fortunatamente le componenti montate sulla rossa di Leclerc sono vecchie, pezzi da rotazione, il che significa che non incorrerà in penalità qualora il team dovesse riscontrare problemi e danni ulteriori che travalicano quelli all'ala e alla sospensione. Le prestazioni delle restanti vetture e piloti hanno rispecchiato quelle della mattinata, tranne che ai primi posti ci sono i piloti che non hanno preso parte alle libere 1 e Lewis Hamilton, che si distacca dagli altri terminando al quarto posto, ma come detto i tempi di riferimento sono quelli della mattina. Fernando Alonso, che era stato penalizzato in Texas a causa della perdita dello specchietto della sua A522 a causa dell'incidente avvenuto con la Aston Martin di Stroll, ha riavuto indietro la sua posizione e i punti che la FIA, a seguito della segnalazione da parte della Haas, aveva annullato, infliggendo a Fernando una penalità di 30 secondi, ma a causa del ritardo con cui la contestazione è avvenuta, la penalità non poteva essere inflitta e con l'occasione la federazione ha fatto sapere che ci saranno delle modifiche e delle decisioni sul regolamento sportivo.
Il verdetto tanto atteso da parte della FIA sulla vicenda dello sforamento del budget cap di Red Bull e Aston Martin è stato reso noto, con tutti i dettagli, nell'analisi del bilancio 2021. Nelle 13 differenti voci contestate dagli analisti del gruppo cost cap della FIA, alla Red Bull è stata sanzionata una violazione procedurale, con spese escluse o riportate in modo impreciso, per un ammontare di 5.607.000 sterline, avendo presentato un bilancio di 114.293.000 sterline inferiore al tetto massimo di 118.036.000 concesso dal regolamento. L'eccesso contestato dalla FIA è stato quindi di 1.864.000 sterline, ovvero l'1,6% del budget complessivo. Nei colloqui con la FIA, la Red Bull ha sostenuto che 5,6 milioni di sterline non certificati sono voci di costo relativi a 13 aree differenti, tra cui i contratti di formazione di lavoro, un calcolo errato di spesa addebitata a Red Bull Powertrains, bonus ai dipendenti, contributi previdenziali ed altro. Accettando l'accordo transattivo, la Red Bull ha ammesso di aver violato l'articolo 8.2 del regolamento finanziario, poiché non ha presentato un'accurata documentazione del rendiconto per la stagione 2021. A questa si aggiunge l'infrazione dell'articolo 8.10, ovvero il superamento del tetto massimo dei costi. Il passaggio più interessante dell'analisi pubblicata dalla Federazione Internazionale è però questo. La FIA riconosce che se Red Bull Racing avesse applicato il trattamento corretto all'interno della sua documentazione di rendicontazione per la spesa del credito d'imposta, un valore di 1.431.348 sterline, sarebbe stata considerata detraibile e quindi i costi rilevati per il 2021 avrebbero di fatto superato il cost cap di 432.652 sterline, ovvero lo 0,37%. La Red Bull ha sbagliato su due fronti, scaricando spese che avrebbero dovuto inserire nel budget cap e lasciando all'interno spese che avrebbero potuto essere detratte. La FIA ha sottolineato che non è stato rilevato alcun indizio o prova che abbia fatto intendere che la Red Bull possa aver cercato di agire in malafede o in modo disonesto e fraudolento, né ha nascosto intenzionalmente alcuna informazione dall'amministrazione del cost cap. Questi ultimi due punti spiegano la linea della FIA, che ha deciso di sanzionare la Red Bull con una multa di 7 milioni di dollari e una riduzione del 10% delle ore in galleria del vento, provvedimento attivo da oggi. Le sanzioni sono arrivate anche per la Aston Martin Racing. Già poche settimane fa era stato reso noto che il team di Silverstone aveva contravvenuto al regolamento commettendo violazioni procedurali legate al budget cap della passata stagione. Il team ha deciso di accettare subito l'accordo, accettando qualsiasi sanzione fosse stata decisa, ed è stata multata dalla FIA con un'ammenda di 450.000 dollari, in base alle sue violazioni procedurali delle regole del tetto costi 2021. È da sottolineare come, a differenza della Red Bull, Aston Martin sia stata correttamente al di sotto del tetto di spesa 2021. Nel comunicato diffuso dalla FIA proprio questo pomeriggio è spiegato come Aston Martin ha escluso o aggiustato in modo impreciso i costi nel calcolo dei costi rilevanti, tra cui i costi dedicati alla nuova sede, alla galleria del vento e al nuovo simulatore per la Formula 1. Di conseguenza Aston Martin è stata multata di quasi mezzo milione di dollari che dovranno essere pagati entro 30 giorni dall'emissione della sentenza. La FIA nel suo comunicato ha specificato che non c'è alcuna prova che Aston Martin abbia cercato di agire in malafede, disonesta o in modo fraudolento durante l'intero processo. Anche per questo motivo la federazione ha riconosciuto le attenuanti alla squadra diretta da Mike Krack, comminandole solo una sanzione pecuniaria. La FIA, che si trova a navigare in acque difficili, ora grazie a queste sanzioni, che saranno pagate interamente alla federazione, potrà risollevarsi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ricordandovi del like e di iscrivervi al canale. Ciao!